Imparare lavorando. In Italia si può. Questo è il tema della 26esima edizione di Job e Orienta, il salone dedicato al mondo della scuola e del lavoro, che torna a Verona dal 26 al 28 novembre, promosso da Verona Fiere e Regione del Veneto, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Al centro l'alternanza scuola-lavoro, a un anno dall'inizio dell'attività nelle scuole italiane, per affiancare alle lezioni in aula esperienze che avvicinino all'ambito lavorativo, con lo scopo di potenziare il dialogo tra scuola e imprese e facilitare l'ingresso dei giovani nel mercato occupazionale. Il salone rappresenta una vetrina informativa e di scambio per dirigenti scolastici, docenti e operatori di diversi ambiti, ma anche per studenti, famiglie e giovani sui temi dell'orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro. Lo scorso anno i visitatori sono stati oltre 65.000, con 500 realtà rappresentate tra scuole, accademie e università, enti di formazione, istituzioni, imprese, centri per l'impiego e agenzie di servizi per il lavoro e infine associazioni di categoria. 200 gli incontri proposti ai visitatori, con oltre 350 relatori su varie tematiche in convegni, dibattiti e workshop. Due le aree tematiche della rassegna espositiva, suddivise in 6 percorsi. La prima, su istruzione ed educazione, si articola in educazione e scuola, tecnologie e media, lingue straniere e turismo. La seconda, su università, formazione e lavoro, approfondisce la formazione accademica, quella professionale, lavoro e alta formazione. Altre sezioni riguardano le opportunità di esperienze all'estero, con Job International, proposte di stage e tirocini, opportunità di lavoro, scambi culturali e viaggi studio in tutto il mondo. Infine saranno numerosi i laboratori interattivi e a simulazioni.